un evento esclusivo venerdì 29 aprile alla Masseria Terra dei Padri di Campi Salentina. Una cena francese ed uno straordinario concerto omaggio a Edith Piaf. Suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Protagonisti musicali, tre dei più grandi interpreti del jazz italiano, qui in uno straordinario omaggio alla regina della musica d'autore francese, appunto Edith Piaf, Lisa Manosperti in voce, Roberto Ottaviano al sax e Davide Santorsolo al piano. E non è stata una cosa facile cantare Piaf, perché è difficile non imitarla, ecco. Perché Piaf è stato un monumento, quindi, della musica francese. Ma è stato reso un omaggio rispettoso, però fatto in un certo modo, molto personale. Piaf è un pretesto, è un veicolo, importante, noto, assorbito e trasformato al punto che la musica che è sul disco di Lisa la penso sia mia, non è più di Piaf, è mia. Sulle soleil e sulla joie, e j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. E perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, e la foule vient me jeter entre ses bras. Una grande umanità come quella di Piaf è riuscita a piegare, a esprimere attraverso il mezzo canoro, a trasfigurare una realtà poetica e drammatica, ovviamente molto forte, attraverso l'uso della voce. Per me la voce è molto importante. Io canto non solo nel bagno, mi diverto ogni tanto a trovare delle cose e con la voce, con il canto, e poi riportarle sul mio strumento. La joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Ma l'altra grande protagonista della serata è stata la cucina, con l'esclusiva cena per gourmet preparata dallo chef Antonio Raffaele. Pensiamo di aver fatto qualcosa veramente di bello, a prescindere per quanto riguarda i piatti che abbiamo preparato meno, ma anche l'ambiente e il tutto, insomma, abbiamo raccolto una grandissima soddisfazione. Ci abbiamo creduto, all'inizio eravamo un po' titubanti perché, ripeto, non è una cosa semplice, magari una cucina pugliese, una cucina italiana, bene o male si accetta, ma la cucina francese è molto, molto difficile. Molte volte la cucina è intesa soltanto un passatempo e non un concetto culturale. Quello che noi vogliamo impostare sia qui alla Masseria Terra dei Padri che all'altra struttura, all'Art Hotel, è proprio il concetto di cultura nel piatto, nella tavola, che in Francia è elemento determinante di vita. Tutti si sono divertiti, hanno condiviso il nostro progetto, che era quello di realizzare una serata divertente. Noi volevamo divertirci, far capire, insomma, che una serata di questo genere, dove la presenza di quattro grandi artisti sono entrati in perfetta armonia con Antonio Raffaele, che il risultato è stata una serata di un'armonia totale.